Bentornati al terzo appuntamento di Digital Innovation Days 2023. Insieme ai nostri ospiti stiamo indagando che cosa sarà l'innovazione digitale nei prossimi 10 anni. Digital Day, 10 anni di innovazione, cosa vi aspettate nei futuri 10 anni? Secondo me il metaverso prenderà sempre più piede. Secondo me l'uso dei social cambierà radicalmente, non saranno più le piattaforme che conosciamo oggi, ma avranno qualcosa di diverso. Torneremo a riscoprire un po' le intelligenze e le professioni umanistiche, perché quello che ci sta mettendo di fronte la tecnologia in questo momento sono più domande etiche che pratiche, meno scientifiche e più filosofiche, questo sicuramente, questo è quello che mi aspetto. Sicuramente che l'innovazione digitale continui a innovare, quindi è una tautologia in qualche modo, ma che ci sia sempre una frontiera nuova. 10 anni sono tanti, soprattutto nel digitale. Direi che sicuramente l'introduzione dell'intelligenza artificiale e una migliore gestione rispetto a questi, diciamo, primi esempi di questo tipo di tecnologia applicata soprattutto ai contenuti faranno la differenza. D'altro canto ci sarà secondo me sempre più una fusione tra i mezzi di comunicazione che solitamente utilizziamo oggi per l'intrattenimento, la TV, le connected TV e i social. Allora, nei futuri 10 anni sicuramente l'innovazione ormai ci ha abituato ad un'evoluzione molto molto rapida e quindi ci aspettiamo sicuramente anno dopo anno un'evoluzione decisamente corposa e decisamente rapida che possa sicuramente aiutare noi professionisti del digitale a lavorare meglio. C'è tanta paura inerente all'AI, c'è un po' di paura, un po' di timore, in realtà secondo me va sicuramente gestita in maniera tale da renderla pro il nostro lavoro piuttosto che contro, quindi deve essere sicuramente un alleato. Allora, sicuramente anche l'impatto che sta avendo, diciamo, l'intelligenza artificiale, tutte le nuove tecnologie, supercomputing, data, ci possono già indirizzare verso una maggiore integrazione delle piattaforme e anche un cambiamento per come faremo effettivamente poi il nostro lavoro in futuro. Penso che nel futuro il mondo si muoverà verso intelligenza artificiale, tutte le machine learning, metaverso e tutto quello che è la tecnologia in evoluzione. Oggi siamo qui con Mirko Pallera di Ninja Business School. Io sono Lorenzo Ferrari, sono un imprenditore. Maria Laura Albini di Arad Digital, piacere. Riccardo Petrantoni, Managing Director di Appetite for Disruption. Sono Francesca Bardelli Nonino e sono l'influencer della Grappa, o meglio la responsabile web della Nonino Distillatori. Ciao, sono Paolo Guglielmoni, a.k.a. Dottor Copy, e sono qui in quanto speaker al workshop sulla neurocreatività. Io sono Alessandro Mazzu e mi occupo da quasi 15 anni di consulenza in ambito digital marketing, sono anche un content creator, però oggi sono qui in veste di brand ambassador per Get Response. Ciao, sono Arianna Chieli, sono una content strategist e una creator digitale. Come mai oggi qui ai Digital Innovation Days? Perché mi hanno invitato a fare uno speech per raccontare un po', diciamo, di un modo, uno stile comunicativo un po' disruptive, che è il mio. Non sono un esempio da seguire dal punto di vista di comunicazione perché non sono molto pianificata, sono molto spontanea, però a volte funziona. Qui porterò un workshop appunto sulla neurocreatività, che è il mio metodo proprietario, di cui scrivo anche nel libro, per avere idee più efficaci che partono dalle neuroscienze e finiscono e arrivano allo sviluppo di tecniche creative molto più efficaci. Perché crediamo molto nell'innovazione digitale. Arad Digital è una boutique di consulenza direzionale che aiuta le aziende nei processi di trasformazione digitale e quindi cosa meglio di questo evento per dimostrare l'importanza dell'innovazione. Beh, sono qui per parlare un po' di content, di contenuto, di come creare contenuti può essere un'opportunità per creare opportunità di lavoro o di business. Sono qua perché terrò uno speech sul ROI della Creator Economy. Ho parlato di Web 3.0, che è un concetto di visione di quello che sarà il web, il digitale, decentralizzato, senza censura. Diciamo, una visione che potrebbe realizzarsi. Veniamo per conoscere gente, per conoscere nuove realtà, nuove startup e penso che sia un punto nevralgico nell'ecosistema italiano per creare connessione, business e relazioni importanti per poi creare un futuro innovativo importante.
Cosa si aspetta nei prossimi 10 anni dall'innovazione digitale? È una bellissima domanda, molto ampia. Sicuramente il tema dell'intelligenza artificiale, di cui tutti stanno parlando, aumenterà l'efficienza di una serie di processi che stiamo vedendo nel mondo attuale e potenzialmente aiuterà anche le nuove generazioni ad apprendere tutta una serie di concetti che noi abbiamo studiato tanti anni sui libri di scuola e di conseguenza applicarli nel contesto aziendale. Mi aspetto che diventi un po' meno virtuale e un po' più fisica. Quello che mi aspetto è sinceramente che avvenga il momento in cui ci sia una cultura di educazione digitale più condivisa. Io penso che la sfida vera per le nuove generazioni sia di creare tecnologie, quindi di fare ricerca, sviluppo, per creare innovazione in tutto quello che può venire a creare un'infrastruttura consapevole globale. Io sono un idealista, quindi ho sempre ho fiducia in qualche modo che si possano cambiare le cose. Posso dirti che mi aspetto una riumanizzazione del digitale. Adesso io credo che il digitale debba essere un veicolo attraverso cui ricostruire delle relazioni anche fisiche. Mi aspetto sicuramente che verrà valorizzata molto di più la vera competenza. 10 anni con questi ritmi davvero non riesco a immaginarlo. So che da 6 mesi a 6 mesi succedono le cose pazzesche. Guarda le ultime innovazioni di ChatGPT, che riesce a leggere, riesce a interagire con la voce. Quindi secondo me oggi è veramente difficile fare previsioni, ma già 6 mesi, quindi non te lo so dire. So che è un momento storico bellissimo, nel quale c'è un'innovazione pazzesca e c'è tantissima voglia di fare. Forse l'innovazione più grande, la novità più grande che l'intelligenza ha portato è proprio una voglia di fare ancora maggiore rispetto a prima. E così finiscono i Digital Innovation Days 2023. Appuntamento 2024. Quali saranno le innovazioni del futuro? Lo scopriremo nella prossima edizione.